Carnevale vuol dire maschere e coriandoli, ma anche frittelle, chiacchiere e bugie fritte. Ma non è che tutta sta roba fritta mi fa poi male? Andiamo a vederlo insieme, perché forse anche qui si nasconde un falso mito sul cibo. Sono Vanessa, consulente nutrizionale naturopata e mi occupo di educazione alimentare. La mia filosofia è mangiare bene per vivere meglio e oggi vediamo se è vero che la frittura fa male. Quando friggiamo, il cibo si cuoce molto in fretta e l'olio crea attorno agli alimenti una crosticina protettiva. Per alcuni alimenti questa modalità di cottura è decisamente vantaggiosa. Per esempio, friggendo le verdure si mantiene il contenuto di vitamine intatto e quindi, paradossalmente, un alimento fritto è più nutriente di uno bollito. Inoltre, il fritto ha un potere disintossicante perché l'olio caldo attiva il fegato, fa secernere più bile e di conseguenza velocizza il transito intestinale portando via le tossine. Il vero problema non è la frittura, ma come si frigge. Una frittura fatta bene valorizza l'alimento, una frittura fatta male è nociva per il fegato e poco raccomandabile. Per fare una buona frittura devi usare solo olio extravergine d'oliva o al massimo quello di arachidi per la frittura delle chips. Tutti gli altri oli non vanno bene, in quanto tendono ad avere un punto fumo basso, ossia già a basse temperature l'olio inizia a fumare, come farebbe una sigaretta. Segno che è presente l'acroleina, nociva per il fegato ed irritante per lo stomaco. Controllare le temperature corrette per friggere i cibi in casa. 130-145 gradi per gli alimenti ricchi di acqua come verdure, patate e frutta. 155-170 per gli alimenti fritti in pastella, infarinati o impanati. 175-190 per alimenti piccoli, una frittura rapida. Lavare e poi asciugare bene il cibo prima di friggerlo per non abbassare la temperatura dell'olio e cuocetene pochi alla volta. Asciugare sempre bene nella carta paglia per eliminare l'olio superfluo dopo la frittura. Friggere solo cibi freschi e non surgelati, in quanto possono essere già imbevuti di olio con rischio che brucino subito. Un'altra attenzione da seguire per fare un fritto migliore è ridurre al minimo la pastella. Patate, zucchine, asparagi e peperoni si possono friggere senza. Mentre per i carciofi, melanzane, ma anche per le acciughe e i crostacei, è meglio se usi la farina di riso. Una buona frittura si può fare anche con le nuove friggitrici ad aria. Non sono tanto capienti e bisogna fare attenzione a non bruciare i cibi, ma adesso hanno anche un costo accessibile, occupano poco spazio in cucina e si possono spostare facilmente. Tra l'altro, rispetto alle friggitrici tradizionali ad immersione e alla frittura in pastella, riducono notevolmente il quantitativo di grassi e di calorie e non hanno il problema dello smaltimento dell'olio che non è da poco, eh. Quindi, una buona frittura, soprattutto di verdura, fatta bene, leggera ed equilibrata, va benissimo nella tua alimentazione. Ovvio, senza esagerare, come sempre, e alternata con le altre cotture. Ci sono altri video sui falsi miti nel canale YouTube. E se hai una di quelle nuove friggitrici ad aria, scrivimi nei commenti e fammi sapere come ti trovi. Grazie e buon appetito a tutti!